Ciao a tutti amici, benvenuti a questo video, io sono Pimpos e oggi si chiama la Domenica Horror con questo nuovo gioco, ovvero Breathless Bliss. È un indie horror appena uscito, quindi non vedo l'ora di provarlo. La schermata iniziale devo dire che è abbastanza inquietante, quindi andiamo, new game. Difficoltà è normale, è grafica love, oppure medium, ci andiamo di medium, vediamo se mi rallenta il mondo. Va bene così, start new game, perfetto, andiamo. Vediamo che c'è da fare. Giardino. Non vedo niente. Perché tutti i giochi horror non si vede niente? Tizio, portatelo una torcia quando te ne vai ad esplorare luoghi bui. Ok, siepi. Io entro di qua. Non vado ad esplorare posti che non mi competono perché c'è troppo buio. Il cane che mi abbaia pure. Tranquillo, Doggy, non sto facendo niente. Sto solo entrando in una casa che non so a chi appartiene. Salve. Che è? Dove sarà il portiere? E che ne so, intanto esploriamo qua. C'è un libro. Terror in the Forest. Tizio, ma che ti leggevi qua? Mentre che dovevi fare la guardia. Aspetta, possiamo esaminare. Non c'è nulla. Qua non c'è altrettanto nulla. Nel computer non c'è nulla. Vabbè, pazienza. Continuiamo. Un ombrello scordato da qualcuno. Meglio non indagare oltre. Va bene, andiamo qui. Prima porta a sinistra. Bloccata. E ti pareva. Tra tutte le porte che c'erano sono andato a prendere quella bloccata. Vieni qua, bloccata. Perfetto. Saliamo. Ascensore? Funziona l'ascensore? Ma voglio fare a piedi, eh? Oh. Cioè, le porte bloccate e l'ascensore che funziona. Non ci credo. Mi prendo l'ascensore. Me ne vado al piano terra. Me ne vado nei sotterranei. Ma io non ho selezionato nulla, però. Ascensore, non fare scherzi. Non mi portare in posti... Ok, lo zero è qui. Andiamo al primo piano allora. Forza, andiamo. Il bottone sembra essere rotto. Tutti rotti. Al 2 funziona. Perfetto, andiamo al secondo piano. Ma volevo andare al primo. Effettivamente, però. Secondo piano. Sì, ma io volevo andare al primo. Quindi scendi e ce la facciamo a piedi, va. Che è? Pure bloccato. No, aspetta un minuto. Io voglio esplorare il primo piano. Non funziona più l'ascensore? Ragazzi, mi si è bloccato l'ascensore. Si è sfasciato l'ascensore. Lo capisco. Forse il mio personaggio qui pesa 80 tonnellate, quindi non possiamo farci niente. Vabbè, andiamo qua. Oh, finalmente una porta aperta. Questa che è una luce. Si accende o si spegne? Non si preme proprio. Meglio così. C'è nessuno qui? Sono stanco, ho bisogno di dormire. Ma che cosa devi dormire in questo cosa che non c'è nessuno? Ma come fai? Oh, una torcia. Finalmente una torcia in un gioco horror. Ma quanto le amo le torce nei giochi horror io. Speriamo che non si scaricano le batterie però. Qua c'è niente, una TV. E per adesso tutto normale. C'è sto tizio che è andato in albergo per dormire. Effettivamente tutto normale. Tutto nella norma. Quindi direi di cercare la camera da letto. Così vediamo di farci una dormitina. Tizio ha mangiato, vero? Non c'è bisogno di mangiare. Dobbiamo dormire. Ciao, c'ho troppo del cane. Il cane che mi abbaiava. Per me può rimanere digiuno il cane. Visto che mi mordeva. C'è niente qui? Un bagno? Tizio, devi fare qualcosa? Ma che siamo qui? Perché poi c'è da farci la cacarella addosso, secondo me. Vabbè, dai, usciamo di qua. Che è? Cos'è questo suono? E che ne so? Potremmo evitare di continuare da questa parte. Non dobbiamo andare di... Che è? Tizio, non avere paura, tizio, ci basto io. Da dove? Di qua? Proviene da qui? Apro o non apro? Apriamo. Bloccata. Meglio così. Tizio, escitene da qui finché sei in tempo. Non c'è niente. Che bel quadro, veramente. Di qua. Ecco la camera da letto. Ma a questo punto io non dormirei più. Sì, è felice di vedere il letto, ma... Ma hai sentito quello che veniva da quella porta, tizio? Un Nintendo 8-bit bianco, bellissimo. Rubalo, tizio, rubalo. Ce lo portiamo. Vabbè, e dormo? Che è sta cosa? Mazinga, un poster di Mazinga. Vabbè, dai, dormiamo, va, dormiamo. Posso dormire? Questo non è il mio letto. Ma non c'è differenza uno o l'altro. Quello di chi è? Di tua sorella? Addormi. Notte tranquilla? Inverse, second floor. Cioè, non vedo niente. Accendiamo la torcia. Muro. Che succede? Dove sono? Che ne so. Il Nintendo è diventato nero. Ah, si sono invertiti i colori. C'è tutto in bianco e nero. Meglio così. Mazinga se n'è andato.
Abbiamo una scarpa infilzata da una matita. Bellissimo. Vediamo, vediamo che succede. Vediamo. Qua devo trovare la chiave. Meglio così. Qua non indago oltre. Una cassettiera disadagiata. Chiuso, siamo chiusi dentro. Dobbiamo trovare qualcosa allora. Dobbiamo trovare qualcosa. Che c'è? Una lampada a terra. Qua c'è niente, non si apre. Dentro il Nintendo non c'è niente. Dentro i cassetti una matita. La stessa matita con cui abbiamo infilzato la scarpa. La prendo? Si può prendere? Sì, si può prendere. Infilziamo la scarpa? Devo trovare una scarpa o infilzo direttamente il poster? Proviamo? It's logged. Insomma, ok, dobbiamo trovare la scarpa. Dobbiamo cercare una scarpa. Qua scarpe non ne vedo. Qua sì, però, trovata. Trovato una scarpa. La prendo? Prendiamo la scarpa. Ok. Andiamo sul poster. Mettiamo qua. It's locked. Sì, ok. Seleziono l'oggetto, giusto? No. Che facciamo? Infilzo la scarpa come? Manca qualcosa, forse? Esploriamo un altro po'. Là c'è qualcosa? Che è? Che c'è qui? Cos'è sta cosa? Che sarebbe? Una dentiera. Prendiamo la dentiera. Ok, mancava la dentiera per le scarpe. No, vabbè. Che faccio? La metto, metto tutto. Fatto. Sbloccato. Un passaggio segreto. No. Una zona con la... Che è? E chi l'aveva vista sta cosa? Posso prendere la chiave? Ma che cacchio è? Me ne vado subito. Andiamocene, tizio. Meglio il cane che c'era fuori. A questo punto. Ma esco dalla finestra, mi butto, anche se siamo al 200° piano, siamo al secondo. Skin, vabbè. Voglio uscirmene da questo albergo. Chi era quella tizia col collo lungo? Chi è? Una giraffa. Cioè, ragazzi, abbiamo a che fare con una giraffa. Niente, non funziona. Ciao. Bei quadri, che bei quadri. Proprio l'ispirazione non ti manca. Il problema è che sono brutti. Andiamo di qua. Apriamo questa. Salve. Che c'è qui? Il salotto. Io ho paura però. Apriamo i cassetti, no. Che c'è? Qua non c'è niente. La TV. Possiamo accendere la TV? Non si accende la TV. Allora io direi di uscirmene direttamente allora. Perché già questo posto è troppo inquietante per i miei gusti. La cucina è un po' messa male. Molto direi messa male. Me ne voglio uscire da questo posto. Orme. Orme, seguiamole. Anche se so che me ne pentirò presto. Ciao. Chi è? Sangue. Aia. Aia. Che c'è? Non c'è niente qui. Vado di qua. Bloccata. Ho capito. Abbiamo seguito le orme per fare che? Ah, questi si aprono. Ok. Ciao. C'è nessuno qui, no? Questi si aprono. Questo si apre. Non si apre. Questo si apre. Questo si apre. Una chiave. Ottimo. Le chiavi mi piacciono quando le trovo. Prendiamo la chiave. Ok. Non so di dov'è però. Quindi proviamo ad uscire. C'è niente qui? Ok. Forse possiamo aprire qua. Perfetto. Sbloccata. Che c'è una foto? Tutto sto casino per una foto? E che devo fare qui? Foto? Vieni a me. Foto? Mi sto infilando dentro la credenza. Ok, prendiamo la foto. Guardiamo la foto. Ok, una bambina con un bambino. Penso siano fratello e sorella. Chiuditi al buio per ricordare. Ma anche no. Anche no. Ma anche no. Lo facciamo? E facciamolo. Chiudiamo. Chiudiamoci qui. Aiuto, paurissima. Ho paurissima. Ho paurissima. Chiudiamo la torcia. Spegniamo la torcia. Ok, sono al buio. Notte 1. Il labirinto. Aiuto. Usiamo qua. Incubo 1, effettivamente. Non notte. Possiamo uscire. Siamo in un sogno. Siamo in un incubo, direttamente. Where do I go now? Dove vado adesso? Non lo so, tizio. Non lo so. Infilati da qualche parte per adesso e poi vediamo. Ci diamo la torcia pure. Dove cacchio siamo qua? Che è? Un tombino. Un occhio. Ciao, occhio. Che c'è? Come ti butta, occhio? Bene, vedo bene. Entriamo. E certo che entriamo, che siamo fuori dalla porta. Siamo scemi. Vedi qua. Che è?
A chi batte il cuore? A me che ho paura? O al tizio qua che controllo? Non c'è niente. La Vinaville. Prendiamo la Vinaville. Metal glue, perfetto. Abbiamo un po' di colla intersecata negli scaffali, ma comunque è colla, quindi prendiamola. E credo che non ci sia altro. Possiamo uscire? Qui qualcuno ha fatto pipì, non si sa chi però. Che è? Non camminare, tizio. Non camminare quando io non ti piloto. E adesso quando ti piloto però devi camminare. Non fare l'inverso. Vieni qua, giriamo. Usciamo nuovamente da quest'occhio. Andiamo dritto. Di là siamo venuti. Andiamo di qua stavolta. C'è niente qui. Buio totale. Il buio totale non mi piace. Un messaggio. Where are your eyes? Dove sono i tuoi occhi? Qua ce ne sono due. No, uno solo. Apriamo questo. Ciao. Ciao, che ci fai qui chiuso da solo, sole? Ma è morto bruciato questo? Proprio gli hanno tagliato la pelle. Brutta cosa. Bruttissima cosa. Forse sei stato al sole troppo ultimamente. Ti consiglio la prossima volta di usare una protezione 50. Visto i risultati. Che è un cuore. Prendiamogli il cuore. Tranquillo. Tranquillo. Te lo restituisco. Fammi finire il gioco però. Poi te lo riporto. Tranquillo. Dormi. Continua a dormire. Tranquillo. Poi te lo riporto. Niente. Usciamo. Non andare di là che c'è il cadavere, tizio. Devi uscire dalla porta. Ok, il braccio ce l'hai? Perché ce n'è uno fuori, casomai ti manca. Ti porto pure quello, tranquillo. Per ringraziarti del fatto che mi hai prestato il cuore. Che è? Che è successo? Mi ha ammazzato qualcuno. Non ho visto chi però. Come sono morto? Aspetta, perché non ho capito come sono morto. Aia. Ora ho capito come sono morto. E come faccio ad evitare questa situazione qui? Where I am. Sì, l'ho capito, tizio, ma c'è una cosa non specificata che si aggira nei paraggi. Quindi dobbiamo fare attenzione. Riprendiamoci la colla. Ed è pure molto veloce. Sembra un cane incacchiato. Che ti avranno mai fatto, povero cagnolino, per essere così incacchiato? Cane, dove sei? Bello che non si vede. Io devo andare di là. Cane, sei qui, no, vero? Cane, non rompere. Che devo andarmi a riprendere il cuore. Qua che c'è? Che c'è qui? Un cervello? Ma è tutto decomposto. Ok, devo trovare una chiave corrispondente. Quindi dobbiamo trovare un cervello? Qua non ce n'è cervelli. Tizio, ridammi il cuore, va, tranquillo. Poi te lo riporto. Dai, fammi sopravvivere al cane, però. Che sei bello. Sì, sei bellissimo, sei. Dormi e stai zitto. Oh, pensiamo al cane per adesso. Cane? Dove sei, cane? Abbiamo un cuore e un po' di colla. Che facciamo? Andiamo di qua, vediamo che c'è. Cane, non venire. Cane, non essere qui. Qua braccia seminati per tutto il tragitto. Andiamo di qua. Mi sto perdendo. Questo labirinto è troppo labirintoso. Andiamo di qua. Si sale. Credo di essermi perso un sacco di cose, però. Intanto saliamo. Cane, dove sei? Mi sto perdendo tutto. Andiamo di qua. C'è nessuno qui? Chi c'è lì? Che cos'è soprattutto? Un cervello. Un altro cervello. Lo dobbiamo trovare. Niente, dobbiamo trovare un cervello. Come lo trovo il cervello? Andiamo di qua. Ok, un cuore. Dobbiamo aprire la porta con il cuore. Perfetto. Ci sarà un altro... Che è? Che è? L'ho capito. E ce l'abbiamo il cuore. Selezionalo. Non ti piace? Non ti piace il cuore che ho? È solo quello. Fatelo piacere. Vabbè, intanto andiamo avanti. Di qua non c'è niente. Di qua. Non vivi! Perché corri così piano, tizio? Perché corri così piano? Metti i razzi ai piedi. È un po' difficile sto cane. Quando lo vedete, ragazzi, siete morti. Perché il tizio qui non corre veloce. Quindi il cane è più veloce di voi. Andiamo da questa parte stavolta. Vediamo. Scendiamo di qua. Dove siamo? Ciao! Quindi il cane spawna lì sotto, giusto? Forse il cane spawna qui sotto. Forse lo attiro con la luce io. Vediamo se nuovamente è qui. Cane, dove sei? Non c'è. Il cane spawna in modo casuale.
Ecco qui, l'amico di quello. Ciao tizio, una chiave. La chiave sulla chiave, sull'occhio. L'amico tuo, sì, lo so, l'amico tuo è lì sopra. Però non ci posso fare niente, non mi posso riunire. Comunque, abbiamo preso un qualcosa. Saliamo di qua. Ho paurissima del cane io. Perché è impossibile scappare dal cane. Prendiamo la colla. Ok, colla. E poi andiamo a prendere il cuore. Cane, dove sei? Cane, fammi proseguire. Dai, che poi ti do un biscottino. Poi ti do un biscottino. Tipo qui. Che viene il cane. Dammi il cuore tu. Dammi il cuore che ho incontrato l'amico mio. L'amico tuo là sotto ho incontrato. Ehi, avete proprio. Siete gemelli, avete la stessa voce. Vieni qua. Qua non posso entrare, giù ci manca il cervello. Andiamo dritto di qua. Aiuto. Quando batte il cuore il cane. Andiamo piano allora. Cuori non ne sento. Quindi forse saliamo. Ok, abbiamo tre oggetti. Qualcosa la dovrò utilizzare prima o poi. E non vedo niente con tutta la luce. Dov'è quel cane maledetto? Dov'è? Dov'è quel cagnaccio? No, tranquillo. Non c'era, com'è che è spuntato così? Ma poi no, non posso fare nulla io per scappare da sto coso però. Riprendiamoci questa chiave. Ok, e abbiamo tutti e tre gli oggetti nuovamente. Va bene. Hai finito di ballare tu? Sì. Usciamo. Risaliamo. Sperando di non incontrare il cagnolino. Andiamo di qua. Usiamo qua. No, c'è troppo cuore. Batte il cuore. Andiamo di qua allora. Scendiamo. Andiamo a fare il giro. Prendiamo di qua. Mi sto perdendo. Leggermente però. Ascoltiamo pure il cuore. Ma posso entrare di qua? No. Dobbiamo trovare il cervello. No, via. No, dai, ti prego, non mi ammazzare. Ciao tizio fuori, io non esco. Ma quando entriamo dentro le stanze praticamente lui non può farci nulla. Meno male, almeno questo. Quindi potremo anche chiuderci dentro, ma però non vediamo fuori. Lui è andato a destra, io vado a sinistra. Andiamo a sinistra, veloce. Cagnolino, non essere qui. Andiamo di qua. Scendiamo. Dove vado? Andiamo di qua. Ok, andiamoci a prendere l'altro oggetto. Sempre se il cagnolino vuole. Andiamo di qua. Ok, rimaniamo qua bloccati. Non mi muovo più. Prendiamo la chiave. Perché non riesco più a salire? C'è quel cacchio di cane fuori. Ok, presi tutti e tre gli oggetti. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo salire. Ma c'è il cane. Il cane mi ammazza. Non posso continuare. Come faccio con il cagnolino che aspetta me? Non mi fa più continuare. No, via. M'ha visto. Forse non m'ha visto. Sì, mi ha visto. Scappiamo. Veloce. Non mi ha seguito stavolta. Forse l'abbiamo scampata per adesso. Dove mi sto andando a cacciare però? Ok. Non so se ce l'ho dietro. No. Apriamo, dai, apri sta cosa però. Oh, finalmente. Finalmente, chiudi. Checkpoint save. Finalmente, chiudi. C'è il cane, rompe le scatole. Chiudi. Era qui! Meno male che ho chiuso. Fortunatamente ho chiuso, ragazzi. Stava entrando quel bastardaccio di cane. Ok, che dobbiamo fare qua? Ci sono le maschere. The Guard Temple. Che fa? Dobbiamo trovare tutte le maschere, giusto? Ma quanto ho capito sì. Ah, l'ho preso proprio. Prendo le maschere e le riposiziono. Quindi dobbiamo cercare di posizionarle nel giusto verso. Ma secondo quale criterio però? Va bene ragazzi, gioco molto interessante devo dire. Quindi se vi piace lo vedremo al prossimo video. Quindi come proseguire. E se volete provarlo vi ricordo che trovate il link in descrizione. Aspetta, quindi se vi piace lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook, Twitter, Instagram, tutti i social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e poi c'è tutto al prossimo video. E oggi siamo su Minecraft. Oggi ragazzi, cosa particolare, perché indovinate? Non indovinate niente perché l'ho scritto sul titolo. Siamo sulla mappa di Granny, ragazzi. Quindi andremo a giocare a Granny anche su Minecraft.